Qualche goccia di pioggia ci dice che ancora la primavera non è propriamente arrivata e più che altro si avvicina un mese di maggio che sarà molto diverso dagli altri anni. Si percepisce dall'atmosfera di una città che, come tutte le altre nel nostro paese, è chiusa, ma soprattutto sta vivendo questo periodo in maniera decisamente diversa. L'attesa prosegue, sarà un'attesa lunga. La nostra trasmissione vuole continuare il suo percorso, come di consueto, a cavallo tra attualità e passato. E l'attualità di questa seconda puntata si apre raccogliendo le voci dei capitani e capodieci che dovevano essere del 2020, ma che lo saranno per la prossima festa dei Ceri. Non sappiamo quando ci sarà, oggi è impossibile praticamente prevederlo, però le loro parole sono importanti anche per condividere, come non possono fare in questi giorni ad esempio in taverna con i ceraioli, le sensazioni di questo momento. Poi ci sposteremo in linea d'aria, siamo nella piazza di San Pietro, a poche decine di metri da qui, dove 90 anni fa esatti venne deciso di realizzare l'alzata tutti insieme in una disposizione corale. Fu un'innovazione che di lì a poco avrebbe portato i Ceri a distanza di qualche anno in Piazza Grande. Ma parleremo anche di quando la festa dei Ceri fu rinviata, in quel caso di appena una settimana, era il 1921, con le sommosse politiche in quel caso, fascisti, socialisti, che comportarono lo spostamento di una settimana, e fu in quell'occasione, non nella guerra, come spesso si narra, che le donne portarono i Ceri sul monte, e abbiamo recuperato una testimonianza straordinaria di Giuseppa Benedetti, la Peppona, che fu tra le più calde, accese animatrici di quella splendida pagina di autenticità ceraiola. Ancora i 70 anni del maggio, una rubrica che ci accompagnerà quest'anno col presidente di oggi, Lucio Lupini. Andremo in particolare al 1954, fu un anno di tante innovazioni, abbiamo anche qualche immagine di allora, proprio figlie della intraprendenza del Maggio Cubino. Ma una delle chicche di questa puntata la condivideremo con Michele Patucca, che è un collezionista di video d'epoca, che ha realizzato un proprio sito su YouTube e che conserva tante pellicole anche di Gubbio, anche della Festa dei Ceri. Oggi vi proporremo un lungo filmato suddiviso in due parti, la prima domenica di maggio e il 15 maggio del 1978, proprietà di Teleaia, una delle prime emittenti private in Umbria. Ve lo proporremo integralmente, veramente un inedito per l'attesa di quest'anno. Infine chiuderemo con un'occhiata al web, il web che è anche solidarietà in questo periodo. Parleremo della spallata della solidarietà, la meritoria iniziativa che vede in campo Università dei Muratori, Famiglie Ceraiole e Maggio Cubino, che ha visto tantissime adesioni a favore di iniziative a scopo benefico. Ma andiamo, come di consueto, a iniziare questa seconda puntata con una clip, con una copertina, anche questa ripescata dal web, con Alessio Uccellani che ce l'ha riproposta e noi l'abbiamo sintetizzata. Tanti significati legati alla festa di quest'anno, ma in maniera chissà inconsapevolmente profetica, erano stati elaborati per uno degli incontri di Laritar del 2017, una città vuota e una città che si riempie, un po' come la metafora utilizzata e che leggeremo da Suor Agnese Ceccarelli.
chi non l'ha vissuto non si rende conto, perché quando arriva la processione, tutta la gente, la confusione, il rumore, poi quando la processione, il santo, la statua di Santo Baldo viene spostata, improvvisamente c'è un momento di silenzio totale, totale. Si correva, quando si dice facevamo a uppe uppe, la città non facevamo uppe, il problema era sul monte, perché poi vedrete qualche documentazione nel primo buchetto che da piedi fino a capo non trovavi una persona, la stessa cosa avveniva per il monte, quando si prendeva il monte si portava il cielo per un percorso che adesso ci vanno 5-6 monte. Facevi perché non eri fenomeno, camminavamo a passo. Poco più di 2 anni fa, il 15 maggio 2018, da questo terrazzino della chiesa di San Francesco della Pace sono usciti i nomi dei due capitani per il 2020. Qualche mese fa, a gennaio, l'ufficializzazione dei 3 capodieci per questo 2020, anno particolare in cui da qualche giorno, ormai è ufficiale, non si svolgerà la festa dei ceri. Però noi abbiamo comunque voluto sentire le loro idee, i loro sentimenti, il loro stato d'animo di questo anno così particolare, e quindi nella chiesetta di San Francesco della Pace abbiamo sentito i protagonisti di questo anno 2020, di questo 15 maggio 2020. Eric Nicchi. Il 15 maggio 2018, qui proprio in questa chiesetta, dal bussolo è uscito il tuo nome come primo capitano 2020. Il 15 aprile scorso, esito inevitabile legato alla situazione che a livello mondiale stiamo vivendo e in particolare qui in Italia, è stato deciso di non fare la festa dei ceri del 2020, una decisione storica ma ovviamente dovuta alla contingenza del momento. A livello personale, qual è il tuo stato d'animo? Lo stato d'animo è pessimo, perché dopo 39 anni che aspettiamo questo momento, di conseguenza purtroppo questa cosa che è successo non si può rifare, ma si rimanderà ad un altro anno, il 2021. Lo so. Comunque, bene in se sta. Al popolo rubino gli diciamo che tutti quanti vorremmo fare il 15 maggio, ma gliela famo. Con tutto questo che è successo, gliela famo. Cerchiamo da vivere gioiosi, da un amore, che ne so. Tanto non ci si può mancare di un anno, non ci si può neanche, che ne so. Vedremo giorno per giorno. Sì, tanto per forza, è così. È così, vediamo giorno per giorno quello che succede, ma da stare tranquilli, sereni, e il prossimo anno faremo, speriamo, meglio, tanto meglio. Sinceramente ho pensato che
ho aspettato tanto, tanto, tanto tempo per fare il capitano e che dall'89 che sono iscritto all'Università dei Muratori io. Era una cosa bellissima, avevo già fatto la bocca dolce sul discorso della festa di Ceri, tutto quanto, soltanto che purtroppo con questa crisi che c'è in questo momento e non ho parole proprio da aggiungere che al popolo rubino queste parole solo, che la festa di Ceri è anche nel cuore del rubino stesso. Purtroppo la festa non ci sarà, che non verrà fatta e io dico solo tanta allegria e tanta felicità che nel cuore di ogni rubino c'è sempre lo spirito ceraiolo. Non è facile descriverli perché comunque sia, sai, finché non c'è l'ufficialità di una cosa, poi uno c'ha sempre quel barlume di speranza, di dire no, ce la facciamo, riusciremo in qualche modo, la facciamo e tutto quanto. Però quando c'è stata questa decisione, che poi sappiamo tutti che in realtà non è che non l'ha presa nessuno, ma è stato un constatare, prendere atto di decisioni più grandi di noi, è stata inizialmente una mazzata tremenda. Però Sant'Ubaldo e il popolo cubino è abituato a reagire a tutte le intemperie, a tutti i terremoti, a tutti i disastri che abbiamo passato e bisogna reagire anche questa volta. La rinuncia è a pari per tutto il popolo cubino, quindi siamo tutti purtroppo amareggiati, ma mi sento di mandare un messaggio di positività, un messaggio di speranza. Mi auguro che sia un 15 maggio comunque fatto bene per omaggiare al massimo il nostro amato patrono, e qui ci vuole l'impegno di tutti gli ogubini per far sì che il 15 maggio di quest'anno sia comunque un 15 maggio importante. Non ci sarà la corsa dei ceri, ma ci sarà il 15 maggio, che non è un giorno mai normale, mai banale. Quindi bisogna essere bravi tutti quanti a viverlo con più gioia possibile, più sentimento verso il nostro patrono possibile, e più uniti possibile. Questo è quello che mi sento di dire, perché in una fase così brutta credo che bisogna impegnarsi al massimo per far sì che, ripeto, questo 15 maggio sia un 15 maggio importante. La decisione penso che sia era inevitabile, era proprio nell'aria e è stato un dolore, un dispiacere immenso, il senso che ha portato dentro di me un senso di vuoto enorme, tutto ciò. Non è difficile, è difficile adesso da spiegare così, però sicuramente ne usciremo più forti di prima e uniti, questo sì, senza dubbio. Così mi viene in mente, guarda, un messaggio che mi ha mandato un amico mio dove diceva che l'attesa del piacere essa stessa è piacere, e a volte l'attesa sicuramente questa volta sarà molto più lunga, però quando torneremo a fare la festa sicuramente sarà molto più bello e emozionante. È stata una constatazione dei fatti che stiamo vivendo, quindi però un conto è immaginarselo e un conto è sentirselo dire. Diciamo che lo shock è stato grande, però bisogna essere anche sinceri e schietti nel dire che purtroppo le condizioni per poter fare la festa quest'anno venivano meno, perché poi si andava incontro ai rischi per la popolazione, per i nostri anziani, quindi è stata presa la decisione o la constatazione quella più giusta. Il dolore è pari per tutti, noi siamo protagonisti, però come vogliamo bene noi a Sant'Ubaldo lo vuole bene la popolazione, quindi il dolore ce l'abbiamo tutti nel cuore. Sicuramente sarà un 15 maggio diverso, sicuramente come abbiamo anche parlato con il tavolo, bisognerà trovare il modo per cercare di omaggiare il patrono nel migliore dei modi, e quindi questo spero che venga fatto anche in tempi brevi, sempre rispettando le regole, rispettando i decreti che verranno emessi.
E poi 15 maggio, sì, quest'anno sarà dura più che altro svegliarsi la mattina e non poter indossare la divisa. Credo che almeno fino a 2 o 3 mesi fa tante volte avrei pensato a questo 15 maggio 2020, come te lo eri immaginato, e invece come lo immagini adesso dopo che c'è questa presa d'atto del non svolgimento della festa dei Ceri, come te lo immagini adesso invece questo 15 maggio 2020? E me l'avevo immaginato intanto con un cavallo grosso, nero, bello, che il presidente invole, festoso, abbracci, baci, bello, 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 ma ha toccato ripiegare su un altro cavallo che... E dopo sì, è vero, hanno 39 anni che l'aspetto, io, ecco, l'ultimo è stato lo zio Gonnella, Alberto Nicchi, dell'81, e è una bella soddisfazione, una grande soddisfazione. 15 maggio 2020, un dispiacere, lo so, spero da, che ne so, lo so, non c'ho idea. Fammelo arrivare, dopo ve lo dico sulla prossima intervista. È una cosa bellissima, perché c'era tutta una comitiva di amici che dicevano di festeggiare l'avvenimento, però si rimanda tutto l'anno prossimo. Il 15 maggio questo sarà molto col muso lungo, braccato, come se fossi un cane bastonato. L'immaginavo insieme a tutti, insieme alla città, e poi l'immaginavo mezza al mio Cero, per far sì che potevamo fare il massimo tutti insieme. L'immaginavo così, non è che avevo un'immagine fissa delle cose, non lo so. Scherzando con gli amici pensavo a un posto sotto, però che il capodici l'ho fatto mai, quindi no, a parte le battute, sì, l'immaginavo comunque concentrato sulla corsa, perché poi è un pochino quello che no, ho sempre un pochino fatto, e quindi un pochino così, però... con i miei amici, con tutti quanti, sempre con la massima condivisione e correttezza. Invece Alessandro ci ha pensato come sarà il 15 maggio 2020? In realtà ci sto pensando, nel senso che insieme a tutte le componenti della Festa dei Ceri, insieme cercheremo anche come Santubaldari di fare... rispettando le norme, un consiglio dei capodieci per provare anche a sentire delle proposte per far sì che, ripeto, il 15 maggio sia un 15 maggio importante, perché comunque noi non bisogna stare con le mani in mano a piangersi addosso, ma bisogna cercare di fare qualcosa per omaggiare in maniera seria il nostro patrono, senza rischi il nostro patrono, in base alle norme che purtroppo, sta frase bisogna dirla, che ci verranno imposte a partire dal decreto del 4 di maggio. Però non è che si può stare così a passare l'aria, ma bisogna fare qualcosa di importante che deve rimanere comunque nella storia di un 15 maggio vissuto diversamente, purtroppo, ma comunque sempre vissuto. Beh, sicuramente una giornata piena di gioia e emozione, di condivisione con tutti i ceraioli, e invece purtroppo no, bisogna farne a meno, e speriamo che sia un 15 maggio comunque di devozione, sempre di devozione da parte di tutti, anche chi non potrà magari andare direttamente a Santubaldo, perché tanto con le limitazioni che ci sono sarà praticamente impossibile, però un semplice gesto da parte di tutti, penso che Santubaldo verrà onorato comunque. 15 maggio 2020, quelli quest'anno saranno con 40 gradi, sicuramente, poi come avrei immaginato. Noi come macchia esterna diciamo che era la mia zona, erano 22 anni che aspettavamo questo momento, quindi ti lascio immaginare solo diciamo, l'entusiasmo che c'è dietro. Sicuramente sarebbe stata un'esplosione di gioia, condivisa con tutti i ceraioli santandognari e con tutta la popolazione.
Purtroppo quest'anno sarà diversamente, ne prendiamo atto, cerchiamo di rispettare tutte le regole, facendo passare messaggi positivi senza cercare di fare forzature che poi metterebbero a rischio, a repentaglio, la salute di tutti. Si è parlato, fra le varie ipotesi, già prima che ci fosse questa ufficializzazione del non poter svolgere la festa il 15 maggio, si è appunto qualcuno ha pensato all'ipotesi dell'11 settembre, la data utile perché comunque ricorre la traslazione di Sant'Ubaldo, per poter svolgere la festa. Hai un tuo pensiero? Pensiero sull'11 settembre, che è prematura la cosa, vedremo, vedremo. Giorno per giorno, come hai detto te Federica, vedremo. Vedremo quello che uscirà fuori, ancora se sa niente, saremo tutti le mani legate. È così. Io onestamente per l'11 settembre non sarei d'accordo, però dopo c'è le incariche superiori perché gestiscono tutto quanto, sarà quello che sarà. Chi mi conosce sa che sono un tradizionalista abbastanza fermo, però in realtà è una domanda che... cioè, ci dovresti rifare più avanti, perché questa ipotesi a me personalmente non dispiacerebbe, in base anche a poi ricorsi storici, documenti eccetera eccetera che sappiamo tutti, però chiaramente deve essere poi vissuta al pieno del suo splendore, quindi ci devono essere le condizioni per poterne anche solo parlare, quindi per il momento direi che è prematuro. Ma io ho sempre detto che intanto bisogna fare passa maggio per vedere come ne usciamo via, e poi questa è una decisione che aspetta secondo me a tutta la cittadinanza, una decisione che non si può prendere in 10-12 persone, perché bisogna coinvolgere tutto il popolo. Per ora è prematuro parlarne, come tanto sappiamo tutti. Diciamo che è stato un pensiero da quando si è paventata l'ipotesi che mi ha sfiorato spesso la testa, però immaginare dei ceri fatti all'infuori di maggio, non lo so, è un pensiero mio personale, però non lo so, che poi perderesti il contorno, poi no, l'attesa del 15, per poi il 15 diciamo è il coronamento, però magari tutto quello che concerne, mi viene in mente la Stenotrofio Mosca, mi viene in mente l'alzata al KT, mi vengono in mente tutti questi momenti che come potresti magari ritagliarli a settembre, o gli stessi ceri mezzani, gli stessi ceri piccoli, perché non dimentichiamoci, ma noi soffriamo che non facciamo i ceri, ma penso che anche per i bambini dovrebbe essere un bel dispiacere, credo. Quindi non lo so, vediamo, tanto è prematuro comunque, e vedremo avanti, ma sarà una decisione che se si darà l'occasione andrà presa con la popolazione, con i ceraioli, con chi sia. Molto spesso si dice che sia, oltre la festa bellissima, ma sia l'attesa, specialmente per chi come te è uno dei protagonisti. Che cosa ti manca di più di questo periodo che, se non ci fosse stata questa emergenza, avresti vissuto? E quelle le più belle, perché il 15 dopo, con tutta quell'emozione, che te godi niente, e quelle, mancano gli abbracci, mancano gli amici, manca la gioia, manca l'amore, manca la fraternità ugubina, e queste cose, queste mancano. Tanto il bello è il prima, no? Dopo il 15 maggio, come quando te sposi, qua capisci, non capisci niente. La felicità, l'invito degli amici, le festicciole, le radunate, tutte quante, ecco, quelle che mi è mancato, purtroppo intanto siamo segregati a casa, è tutto rimandato. Mi ero prefissato di viverla con gli amici, con più gioia possibile, con più condivisione possibile, in maniera sempre allegra, perché poi insieme ai capodieci, ai capitani che... insieme a tutti in realtà, perché poi a me piace un po' condividere un po' con tutti, insomma, sto momento, anche perché in realtà è questo, è lo spirito giusto per prepararci alla festa. Purtroppo
Come ha detto qualche amico mio, ci rifaremo il doppio. Insieme al consiglio della famiglia abbiamo deciso che oltre che effettuare le celebrazioni religiose, anche di effettuare l'investitura del capo 10, e per dare fine alla fase che comprendeva le varie investiture dei capitani e capo 10, e per fare un semplice passaggio di consegne con Luca, il capo 10 dell'anno scorso, per ufficializzare il mio ruolo fondamentalmente. Cioè, quello che mi mancherà di più, sinceramente, è il calore di tutti i ceraioli vicini, gli amici e quello. Sarà un clima un po' particolare, però è un atto dovuto, secondo me. La cosa che mi manca di più è il profumo della taverna, cioè il respirare la taverna, il vivere la taverna, il nostro, no, quartier generale, quindi le riunioni, compattarci, cercare di fare il bene per il cero, quello è quello che mi manca di più. Era esattamente il 15 maggio di 90 anni fa, 1930, quando per la prima volta in questo piazzale, che oggi è ricoperto d'erba, di fronte alla palestra di San Pietro, architettura chiaramente risalente proprio a quell'epoca, al ventennio, si decise di realizzare un'alzata diversa dal solito. Prima avveniva a poche decine di metri da qui, lungo via Fonte Avellana, ma si voleva creare qualcosa di coreograficamente più importante, più coinvolgente. E allora da quel momento, da quel 15 maggio, i ceri vennero alzati in questo piazzale tutti insieme, con una disposizione che poi cambiò, ma soprattutto con una ubicazione che dopo 8 anni si sarebbe trasferita dove ancora oggi, purtroppo non quest'anno, ma ancora oggi, la festa dei ceri vive uno dei suoi momenti più esaltanti, Piazza Grande. Noi vogliamo ricordare quel 1930, a 90 anni di distanza, come si arrivò a quella innovazione, anche con molta semplicità, come si viveva allora la festa dei ceri, che qui aveva uno dei suoi momenti più importanti, semplicemente perché nel complesso di San Pietro poi si svolgeva il banchetto, quella che oggi è la tavola bona e che allora era davvero una rarità per le ristrettezze del tempo. Oggi che viviamo altre ristrettezze possiamo apprezzare ancora meglio sia la naturalezza con cui erano decise delle innovazioni sulla festa, ma anche la bontà di queste innovazioni, perché comunque da allora si scelse una coreografia e un cerimoniale che ancora oggi appartiene fortemente al senso della festa. Corse e ricorsi, la rubrica di Gianluca Sannipoli ci racconta questo aneddoto, questa novità. Il programma mattutino della Festa dei Ceri ha subito varie modifiche nel corso del XX secolo, prima di trovare la forma che ormai noi consideriamo definitiva. I cambiamenti hanno riguardato soprattutto il luogo e la forma dell'alzata dei ceri. Nei primissimi anni del secolo, l'alzata era ancora una cerimonia quasi ai margini del programma ufficiale della festa. Ad essere precisi, è giusto parlare di cerimonie, al plurale, perché il cero di Sant'Ubaldo veniva alzato separatamente dagli altri due e sempre in un luogo adiacente alla tavola del primo capitano. Dal 1907 o 1908 l'alzata divenne unica e spostata lungo la odierna via di Fonte Avellana, la stretta strada che separa l'ex monastero di San Pietro dall'orto, sul lato nord-est del vasto complesso. Ma lo spazio angusto, insufficiente a contenere tutti i ceraioli e gli spettatori, sollecitò dopo una ventina di anni a cercare una soluzione diversa. E fu così che, sfruttando l'ampio spazio che si era venuto a creare nel luogo dove un tempo si apriva l'orto del monastero, destinato ad ospitare la nuova palestra ginnica, dal 1930 si decise di far svolgere l'alzata con i tre ceri disposti uno accanto all'altro, come avviene ancora oggi. Di questa prima assoluta esistono tre scatti fotografici eseguiti dal marchese Ubaldo Barbi. Le condizioni di luce diffusa con assenza di sole, tipiche di una giornata nuvolosa, fanno scartare definitivamente l'ipotesi che il cambiamento possa essere avvenuto l'anno dopo, per celebrare il completamento della palestra, i cui lavori di costruzione iniziarono nel mese di ottobre 1930. Dai dati della stazione meteorologica di Gubbio
e dai resoconti dei giornali sappiamo infatti che il 15 maggio 1931 fu una giornata praticamente estiva, mentre l'anno precedente il sole non si fece vedere e scese anche qualche goccia di pioggia. Eccoci dunque a commentare una data per certi versi storica. La scelta di porre i tre ceri su uno stesso piano sembra quasi dettata da una regia teatrale. L'unica differenza con l'alzata che siamo abituati a vedere sta nella posizione invertita di San Giorgio e Sant'Antonio rispetto a Sant'Ubaldo, ma ben presto si passò all'ordine divenuto poi immutabile. Nel 1932, come mostra il cinegiornale Pathé, San Giorgio era già a sinistra di Sant'Ubaldo e Sant'Antonio a destra. Di colpo c'era tutto lo spazio sufficiente per eseguire tre girate di corsa e negli anni successivi molti giovani ceraioli approfittarono di questa novità. Eravamo andati giù per vedere sti ceri come al solito e io ero tra quelli che volevano andare sotto, dico la verità. E fu quell'anno che era lì, mi ci incontrai proprio perché lì dura l'Avellana, via dell'Avellana era tutta una fila in quel modo, non ti potevi azzardare tanto, invece lì c'era più spazio e sono riuscito anche a prendere il cero, ecco, dico la verità. Era Giulio Menichetti in punta dietro e io ho fatto prima di lui e l'ho preso io. Ma facevano le tre girate poi? Sì, sì, si è fatto le tre girate lì e poi dopo si è scesi giù, siamo scappati come al solito. E andavate verso... E dopo si scappava per la via adesso dell'Avellana, sempre da lì si scappavano. C'era il muro? Sì, il muro c'era sempre. Fino a che ci siamo stati. E dopo la guerra l'hanno levato il muro. Quindi dovevate abbassare il cero? Sempre, sempre la medesima storia. Era il punto più complicato che ci voleva. Nei primi anni 30, la cosiddetta Tavola Bona venne apparecchiata nella Sala Dux, l'odierna Biblioteca Sperelliana, ma problemi di spazio costrinsero a spostarla all'interno della palestra. I documenti dicono che nel 1935 il banchetto si tenne sicuramente lì ed è probabile che così fu anche nei due anni successivi. L'alzata dei ceri si svolse a San Pietro fino al 1937. L'anno successivo avvenne l'ultimo e definitivo trasferimento nello scenario di Piazza Grande. Siamo qui alla palestra di San Pietro, abbiamo visto, apprezzato le immagini del 1930, abbiamo riascoltato le parole di Tullio Padeletti. Ci spostiamo un po' indietro di qualche anno perché parliamo di Festa dei Ceri rinviata, un tema che abbiamo iniziato a toccare la scorsa settimana con Francesco Mariucci, che è responsabile per la biblioteca, qui vicino, la Biblioteca Sperelliana, e con il quale oggi tocchiamo un'altra pagina di storia vera e propria, perché i ceri sono stati anche specchio dei momenti storici. 1921, l'anno delle rivolte politiche in tutto il paese, Gubbio non fa eccezione, anche i sommovimenti, anche i gravi contrasti politici tra fascisti e socialisti in quel 1921 costeranno lo spostamento della Festa dei Ceri su disposizione del prefetto di una settimana, ma il 22 maggio, sotto una pioggia torrenziale, quella Festa dei Ceri si concluse solo grazie all'apporto delle donne, delle ceraiole. Sentiremo questo racconto da Francesco Mariucci e abbiamo recuperato un reperto davvero raro, la testimonianza di un minuto circa della mitica Peppona, Giuseppa Benedetti, che fu una delle più accese animatrici di quella spallata avvenuta in cima al monte per portare i ceri e concludere l'omaggio di fronte al patrono. 1921, ne parliamo con Francesco Mariucci e ripescando quel frammento di testimonianza tratto da una delle produzioni di Media Video, Ricordi in bianco e nero. Nel 21 ci sono anche motivazioni politiche, no? Ci sono scontri tra i partiti comunisti e fascisti. Neonati fascisti. Esatto, sì, che sono proprio di quegli anni. Le aperture di sedi locali, sia del Partito Comunista che del Partito Fascista, è proprio degli anni post Prima Guerra Mondiale. Nel 21 c'è uno scontro tremendo, perché il 15 maggio il prefetto fa rinviare i ceri al 22 a causa delle elezioni politiche.
elezioni che portano molti contrasti anche nella nostra città. E proprio in quel giorno erano state indette? Sì, sì, le elezioni erano il 15 maggio del 1921. Il prefetto comanda di posticiparli alla domenica 22 maggio. E fu un giorno che tutti ricordano in maniera drammatica, anche in questo caso. Le memorie, per esempio, che riporta Flaminio Farneti nel bellissimo libro Capodieci Vent'anni, che è un libro bellissimo, secondo me. Racconta questi episodi che sono davvero drammatici, si toccano con mano, no? Ci furono violenze in tutta Gubbio, soprattutto nel centro storico naturalmente. Il prefetto comandò lo sgombro delle vie. A metà giornata? A metà, sì, intorno alle 15 il prefetto ordina a tutti di tornare a casa, quindi tanti tornano nelle campagne come spesso avveniva, rimangono un manipolo di ceraioli, se non sbaglio qualcuno dice una sessantina, insomma. Ad aumentare la drammaticità pare il tempo, dice Farneti, che fu un nubifragio che nessuno si ricordava di averlo visto. Sì, lui ricorda anche una tremenda caduta di Sant'Antonio a San Francesco, tra l'altro, e ricorda anche che, insomma, che furono tutti i ceraioli a raccogliere questo cero, perché, se non sbaglio, dice qualche minuto per rialzarlo, quindi immaginiamo la scena drammatica. E in sostanza i ceri arrivano sulla porta di Sant'Ubaldo con gravissimo ritardo, naturalmente. Qualcuno pensa di lasciarli lì e di andarli a prendere il giorno dopo a... Ci fu una sorta di dibattito. Sì. Poi alla fine la forza della tradizione prevalse. E allora quei pochi che erano rimasti assieme alle donne... E è lì che nasce un po', esatto, no? Il luogo assieme comune alle ragazze. Che... Diciamo, le donne non presero il cero durante la guerra, ma proprio in quell'anno. Portarono il cero fino in Basilica e arrivarono alle 11. E le cronache raccontano che fu la gioia immensa vedere arrivare comunque il 15 maggio i ceri in Basilica e poterlo raccontare. Ecco. In questo caso mi riallaccio a quello che dicevi, in effetti la carenza di ceraioli in questo caso si è fatta sentire. Va detto però che questo vale dal 600 fino a in effetti pochi decenni fa. Il centro storico era molto più nutrito di abitanti. Si parla nel 21, il censimento del 21 dice 6.000 abitanti del centro storico. E così questa cifra la troviamo anche in altri secoli. Quindi il centro storico era, diciamo, molto più vissuto e vivo di ora, quindi c'era una manovolanza, diciamo, c'era Iola che avrebbe potuto fare di più, insomma. Allora del 21, quando hanno portato che c'erano i ceri, i fascisti si erano messi a sparare sul corso e i ceraioli sono scappati via tutti quanti. Allora noi donne eravamo una trentina, dice i ceri devono andare su perché la tradizione, devono portarli a Sant'Ubaldo. Allora ci siamo messi tutti insieme e mi ha portato su sti ceri. Siamo stati prendere un po' piano piano, andare su, perché ci toccava prendere prima Sant'Ubaldo, poi San Giorgio, poi Sant'Antonio, e siamo andati su, fino su. E c'è stata una gran questione tra i ceraioli con i fascisti. Ha capito? E per questo ci ha toccato a portarli su noi altri donne. E dopo ci hanno dato il piatto, al giorno dopo, invece che l'hanno mangiato i ceraioli, ce l'hanno dato a noi donne. E tutti quanti siamo venuti su. L'acqua era tanta che non ne poteva venire giù più a brocche, che il capitano dai stivali venivano su le colte dell'acqua al primo capitano che era a cavallo. We'll be right back.
Per la rubrica dedicata ai 70 anni dalla nascita del Maggio Eugubino, oggi abbiamo ospite per questa seconda puntata dell'Attesa il presidente Lucio Lupini. Lucio, un'associazione che ha 70 anni ma che poi negli ultimi anni ha avuto anche un forte rinnovamento anche con la tua presidenza, un rinnovo del Consiglio. Determinante il 1950, la nascita del Maggio Eugubino, avvenuta in maniera spontanea, quasi un evolversi da una situazione preesistente. Esatto, è il 23 ottobre 1950, nasce il Maggio Eugubino da questo gruppo, è la naturale evoluzione della Progubbio che era nata nel 1926 e che si era interrotta durante la guerra. Si ritrovano queste persone di buona volontà e pensano che superata la guerra occorra dare smalto, vivacità al maggio, a tutto quello che avveniva a Gubbio nel periodo di maggio, e quindi a partire dalla festa dei ceri, che comunque si era deteriorata, appesantita, si era impoverita sostanzialmente, e poi anche a tutto il resto, pensiamo a quello che chiamavano il tiro con la freccia, cioè la balestra, eccetera. Ecco, da qui nasce questa associazione con questo spirito, e l'altro grande aspetto è quello della promozione, oltre che ricostituire queste feste o queste tradizioni, anche promuoverle e farle conoscere. Arriva il 1954, sì. È uno degli anni in cui veramente si sente l'impronta dell'Associazione Maggio Eugubino negli eventi di maggio, appunto. L'associazione si era un po' irrobustita, aveva cercato dei finanziamenti, le famose sacchette con cui andavano a reperire il grano durante le battiture, per andare a creare un minimo di risorse economiche per affrontare nella giornata dei ceri il pranzo e altre iniziative. Però si comincia anche a pensare ad altre cose, ad abbellire la festa. L'anno importante e decisivo è il 1954. Già nel 1951 si era organizzato il corteo storico che durante nella mattinata della festa dei ceri aveva sfilato questo corteo, dove erano presenti con falonieri i quartieri suddivisi anche con gli stendardi per ogni contrada. Erano costumi del 300, rifacentesi al 300, realizzati da grandi artisti eugubini di quell'epoca, e questa fu un'assoluta novità e grande importanza, e poi i cortei storici successivi di fatto partono da quel momento. Però nel 1954, proprio perché si vuole dare alla festa questo aspetto importante anche da un punto di vista scenografico, per immaginare bene la festa oltre che la corsa, e quindi viene stilato il programma del giorno dei ceri, che è quello attuale, perché assolutamente non è cambiato nulla, si è ripercorso nei tempi, evidentemente ha funzionato molto bene, e al di là di alcune diversità sul momento dell'alzata, che dipende ora dai maggiori o minori sfilacciamenti delle sfilate, comunque è il programma. Il programma che, per farlo conoscere, venne pubblicato appunto su il Maggio Eugubino, sì. L'Eugubino attuale, che veniva ancora chiamato il Maggio Eugubino. Esatto, sì. Un'altra innovazione importante, quella che adesso la maggior parte sentiamo come una delle parti più emozionanti della giornata, è l'istituzione proprio nel 54 della cerimonia dell'omaggio ai defunti al cimitero. Esatto, anche questa è stata una cosa, appunto, ancora oggi se ne sente la grandezza, no? Perché quel mattino recarsi al cimitero e a rendere omaggio a tutti i ceraioli defunti, si dice, ma non è alla comunità, a tutta la comunità eugubina che è al cimitero, è un segnale importantissimo, significa che la festa dei ceri è radicata nelle persone, radicata nella storia, radicata nei ricordi, e quindi anche questo, la partenza, il momento iniziale, questo fatto di andare al cimitero dà un significato profondo, molto importante alla giornata.
Quello poi, non vorrei tralasciarlo, è anche l'anno in cui venne quasi istituito la realizzazione e la consegna del mazzolino, che nasce quasi come il tributo della fidanzata, l'innamorata al ceraiolo. Ma un'altra innovazione importante del 54 è l'investitura, la cerimonia di investitura del primo capitano. Sì, intanto si istituì la divisa. Perché in quel momento ancora c'erano reminiscenze oppure si metteva sì, napoleoniche, invece si stabilì quello che è stato la divisa dei capitani fino a qualche anno fa, quando poi invece è stata riportata al napoleonico, chiamiamolo così, cioè è la divisa militare, tra l'altro, di cui il Maggio Bubino ha l'unica copia esistente autentica di quel momento, che appunto ci fu regalata 5-6 anni fa da chi ne era in quel momento proprietario. L'abbiamo restaurata presso il Maggio. Poi la cerimonia. La cerimonia ha arricchito molto la festa, no? Perché ha creato un momento di attesa verso la discesa dei ceri. Poi sono arrivati gli sbandieratori, le chiarine. Quindi è un momento anche quello ormai storico, decisivo, importante, che fa appunto immettere al momento della discesa dei ceri. E qui il Maggio Bubino si è occupato naturalmente della realizzazione dei costumi delle chiarine, di cui si occupa anche ora, delle costumi dei consoli, rinnovati qualche anno fa, e c'è questa cerimonia dell'investitura con un dettato, con quello che viene letto, che è quello originario del 54. Nell'immediato dopoguerra ci fu molta immigrazione, non solo in Italia ma soprattutto all'estero, degli Jacobini, che già in quegli anni prendevano l'abitudine, quando c'era la possibilità, di tornare a Gubbio per la festa dei ceri. E il Maggio Bubino istituì che cosa? Allora, il Maggio Bubino in quel momento si è allacciato i rapporti con il resto dell'Italia, dove erano andati gli Jacobini in Italia, il comitato romano del Maggio Bubino, il CRAME, che teoricamente è in vita anche ora, però diciamo che poi si è allentato nel tempo, però c'era a Milano, c'erano a Bologna dei riferimenti degli Jacobini. Ma poi il grande tema con Jesup, con gli Stati Uniti. Quello è successivo. Però insomma è da lì che è cominciato questo rapporto con l'estero, e è proprio in quell'anno fu fatta la serata degli Jacobini lontani, quella che ancora oggi facciamo il 16 maggio, la sera del 16 maggio. In conclusione, una cosa curiosa abbiamo trovato. Nel 54 ci fu la pubblicazione del resoconto spesa per la realizzazione del pranzo dei ceraioli. Sì. Che era 1.019.000 lire, una cifra importante, insomma, per quei tempi. Una cosa molto bella poi che viene sottolineata è che in quell'anno il Maggio Bubino si prese carico del trasporto degli Jacobini che abitavano nel contado, che non avevano la possibilità di raggiungere autonomamente il centro della città per festeggiare la festa. Sì, era il momento in cui i portatori del cero erano pochi, no? E quindi si faceva questa ricerca nelle campagne, bisognava fare gli uomini per il cero, no? Sì, la famosa frase, e non era solo una frase. Ecco, non era solo una frase, proprio bisognava attivarsi con la promessa anche di un buon pranzo, di un buon pasto, perché poi in quel momento si parlava in modo sostanziale di queste cose, si veniva dal periodo della guerra. E quindi, ecco, oltre al discorso delle divise, che anche quella è un'introduzione del Maggio Bubino di fatto, perché le divise da ceraiolo, perlomeno la distribuzione fu organizzata dal Maggio Bubino, e tutto questo sempre per tentare di dare alla festa questa connotazione di piacevolezza, anche da un punto di vista estetico. Si arrivò addirittura a fare, sempre in quel periodo, un concorso presso le scuole, e
al bambino o la bambina vincente veniva regalata una divisa di da ceraiolo. Ecco, tutta una serie di iniziative, di cose, tutte... Sì, perché ricordiamo che la divisa la prima volta si vide nel 28 e nel 30, quando le due volte in cui ceri vennero portati rispettivamente a Venezia e a Roma, ma poi ovviamente pochi ne avevano la possibilità di averlo. Sì, negli anni successivi, nel quotidiano, nelle feste dei ceri, però... si metteva il vestito buono. Esatto, perché era un giorno di festa e si metteva il vestito buono. Ma anch'io, negli ultimi anni, quando prendevo il cero, ancora la maggior parte della gente andava vestita lì, ma nemmeno con le scarpe da ginnastica come ora, ma era vestito bene perché era un giorno di festa, quindi era una concezione diversa, meno corsaiola, meno podistica e un pochino più cerimoniale. Via. Ma un'ampia parte di questa nostra seconda puntata dell'attesa di questo 19° anno è dedicata ad un video d'annata, perché parliamo di un filmato che ha ben 42 anni, è il 1978, quando Teleaia, una delle prime, se non la primissima, insieme a Teleumbria, TV privata nella nostra regione, viene a documentare la discesa dei ceri, la prima domenica di maggio, e la festa dei ceri del 15 maggio. Noi abbiamo ritrovato in rete questo filmato grazie all'ospite che abbiamo collegato via Skype, che salutiamo e coinvolgiamo in questa nostra trasmissione, Michele Patucca. Michele Patucca, intanto buonasera, grazie per essere con noi, Michele. Possiamo definirti un collezionista da videoteca, un amante delle pellicole d'annata? Hai un laboratorio, hai potuto recuperare nel corso di questi anni, sebbene tu sia giovanissimo, un laboratorio davvero molto prezioso di documentazioni che riguardano soprattutto la nostra regione. Sì, esattamente così. Sono numerose pellicole che per passione ho iniziato a raccogliere, per gioco, per divertimento, essendo appassionato di storia, nel corso degli anni, anche se sono giovane, ho 28 anni, ma mi ha sempre appassionato con maggiore entusiasmo la storia locale. Così ho voluto unire le mie passioni, quindi insieme alla passione per i filmati, per il video, ho voluto unire la passione appunto per la raccolta di pellicole, che poi ho iniziato anche a digitalizzare munendomi di tutta una serie di attrezzature per poterlo fare. Sì, perché è importante non solo conservare ma anche mantenere in un formato oggi digitale che possa preservare dal logorio del tempo quelle che un tempo erano le classiche pellicole, le pizze, insomma, per capirci. Esatto, proprio così, perché il problema più grande oggi è come fruire di queste pellicole, di questi materiali, anche nastri magnetici, in maniera pratica e comoda. Ovviamente tutti siamo abituati ad aprire un video in un computer o in uno smartphone, ma inserire magari la pellicola in un proiettore, farlo funzionare, sono macchine vecchie, è più difficile, quindi è importante poterle digitalizzare e per conservarle al meglio, ovviamente insieme alla pellicola originale, e anche per poterle vedere in modo rapido e condividerle nei social, insomma, con gli amici, nei più disparati modi. Ecco, questa pellicola che proporremo tra poco è del 1978 e fa parte di un archivio di Teleaia che praticamente hai potuto rielaborare, riclassificare, e che hai a disposizione, mettendolo tra l'altro a disposizione di fruitori attraverso la rete. Noi abbiamo pescato per caso questo video in rete e poi ti abbiamo raggiunto. Esatto, io allora vi ringrazio di questa, consulenza, tra virgolette, di questa richiesta di questo video, che in realtà è un nastro magnetico, quindi era una videocassetta del 1978 in bianco e nero, e io in questo voglio ringraziare gli eredi di Enrico Bonelli, che fu lo storico editore fondatore di Teleaia, che mi hanno messo a disposizione tutte le videocassette che lui aveva conservato nel fondo di casa, con tutti i programmi registrati di Teleaia. Quello che vedete in YouTube, il canale si chiama Archivio Teleaia,
è una raccolta, diciamo, ponderata del tantissimo materiale che c'era. Trovate le cose più interessanti. Noi abbiamo ritrovato questo filmato. Prima di lasciare gli spettatori al filmato, un piccolo aneddoto ce lo togliamo perché ce lo accennavi fuori onda. Spesso recuperare questi filmati avviene in maniera del tutto casuale. Ci vuoi raccontare come sono state salvate letteralmente una serie di cassette destinate altrimenti a cattiva sorte ed ora fortunatamente conservate nel tuo archivio? Sì, allora un giorno mi ha scritto su Facebook un signore dicendomi: guarda, io lavoro all'impianto della Geseno di Perugia, insomma della Nettezza Urbana, e ho trovato, mentre nel nastro trasportatore, una scatola con all'interno questi dei nastri. Dice: io ho dato un'occhiata e ho visto in controluce delle immagini dei ceri di Gubbio. Dico: aspetta, non le buttare, le vengo a prendere. Il giorno dopo era a casa sua, me li ha donati, ed effettivamente all'interno, e le trovate queste nel mio canale YouTube che si chiama Videoteca Michele Patucca, c'erano delle bellissime immagini e dei ceri di Gubbio degli anni del 76, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, e anche di altri eventi di Gubbio, tra cui un matrimonio a Sant'Ubaldo, quindi delle bellissime immagini che potete trovare in YouTube. Questo per testimoniarvi quanto purtroppo a volte queste cose siano, da chi le gira, quindi da chi le ha fatte all'epoca, tenute molto bene, quindi tenute in considerazione proprio perché c'è un valore anche affettivo e legato alla propria storia. Purtroppo spesso accade che quando poi queste cose passano in altre mani, per varie ragioni, non viene dato loro quel valore che invece dovrebbero avere, certo. Quindi vengono gettate. Il culto dell'archivio e della documentazione, che per chi ama la storia è una fede, però per altri purtroppo è un impiccio, e quindi spesso, spesso questi archivi vengono trattati male. Io ti ringrazio, Michele, perché abbiamo avuto intanto l'occasione di conoscerci e di farti conoscere al pubblico di TRG, magari ti conosceva già, ma abbiamo tanti filmati in rete. Michele Patucca, il marchio spesso in alto a sinistra, oggi finalmente abbiamo conosciuto chi è Michele Patucca, tra l'altro giovanissimo, ma continuerà sicuramente questo nostro filo diretto con o senza Skype, speriamo presto dal vivo, perché vorrà dire che siamo fuori dall'emergenza. Per ora grazie anche a nome di chi ci sta guardando e chi segue l'attesa, perché grazie a te e anche a quell'operatore chissà di Gesenu che ha salvato altri filmati della Festa dei Ceri, possiamo apprezzarne a distanza di oltre 40 anni le immagini. Buon lavoro di conservazione oltre al lavoro che fai tutti i giorni, Michele, a presto, grazie. Grazie, buona serata a voi, e allora buona visione con questo filmato dei ceri. Sì, lo annunciamo, è un filmato che poi avremo modo di riprendere, dividiamo in due parti anche per la sua lunghezza. La prima parte è dedicata proprio alla discesa dei ceri, raccontata in telecronaca da Teleaia la prima domenica di maggio del 1978. Poi ci ritroveremo prima di lanciare la parte relativa al 15 maggio. Per ora salutiamo Michele Patucca e vi lasciamo a questa prima sezione della Festa dei Ceri 1978 dall'archivio di Michele Patucca, Teleaia. A Gobbio, quell'artiere di Dalmazia che asil di muse il bel monte d'Urbino fece, la sprezza tua nell'Appennino guerreggiato temprò con la sua grazia. Or tristo e spoglio il tuo palagio spazia tra l'azzurro dell'aere e del lino, ma nei tuoi bronzi arcani il tuo destino resiste alla barbarie che ti strazia. E se teco non più rido le carte di Oderisi, cui Dante sotto il pondo vide andarchino tra la lenta greggia, l'argilla incorruttibile per l'arte di Mastro Giorgio splende, e in tutto il mondo l'alta tua nominanza ne rosseggia. Thank you.
dubbio, un maggio. Un maggio recente, il maggio di quest'anno, ma uguale al maggio di tanti anni. Ogni anno, il 15 maggio, vigilia di Sant'Ubaldo, cittadino vescovo e protettore di Gubbio, ha luogo la Corsa dei Ceri, che rappresenta solo una parte delle onoranze a lui tributate, ma in realtà queste sembrano culminare proprio nella corsa, la cui preparazione impegna una parte non indifferente della cittadinanza per un periodo di tempo assai esteso. E la prima domenica di maggio i ceraioli, gli ugubini in genere, salgono al colle eletto del Beato Ubaldo per portare giù i ceri, i più anziani in funivia, i più giovani a piedi. I ceri, protagonisti della festa, non sono di cera, come il nome potrebbe far credere, ma sono tre macchine lignee cave alte 4 metri circa, formate da due prismi ottagonali che si allungano ai capi superiori ed inferiori in brevi tronchi di cono e sono fissati insieme da una lunga antenna che li attraversa entrambi per tutto il senso della lunghezza. La cuspide di ciascun cero è coronata dalla statua lignea di un santo che veste panni, alto un metro circa. Si tratta dei santi protettori di quelle tre antiche corporazioni che un tempo erano esse sole, impegnate nella corsa ai proprietari dei ceri. Sant'Ubaldo è considerato il protettore dei muratori e petraioli, San Giorgio a cavallo degli antichi merciai e degli artigiani in genere. Sant'Antonio degli asinari e mulattieri un tempo, più tardi dei contadini. Oggi vi si associano gli studenti, col concorso dei quali quel cero è portato nella corsa. E davanti ad ogni manifestazione del maggio gubino troviamo i tamburini con il loro caratteristico rullino. Il peso complessivo dei ceri di San Giorgio e di Sant'Ubaldo è di 400 kg circa ciascuno. Il cero di Sant'Antonio pesa addirittura 480 kg. I ceri vengono portati giù dal monte orizzontalmente e non verticalmente come invece durante la vera e propria corsa dei ceri del 15 maggio. La prima domenica di maggio vengono portati giù, dicevo, orizzontalmente con a cavalcioni i fanciulli, i piccoli ceraioli in erba, i ceraioli di domani. Questo cero orizzontale con i fanciulli sopra richiama antichissime origini e tradizioni, forse un simbolo fallico. Nel periodo che decorre dall'una festa dei ceri a quella dell'anno seguente, i tre ceri sono conservati presso la chiesa di Sant'Ubaldo, che è edificata sull'erta del Montengino, quasi in vetta e perciò assai più in alto della città. Ma portare giù i ceri è la festa degli ugubini, perché i turisti non sono ancora arrivati. Siamo solo noi, dicono. E questa è la nostra festa, è l'inizio della nostra grande festa. Infatti, durante la settimana che precede la festa di ceri, questi vengono riacconciati a seconda delle necessità, per essere pronti per la corsa che avrà per meta, ultima, la chiesa del Santo sul monte, e ivi saranno nuovamente depositati nella chiesa stessa fino all'anno seguente. E quest'anno, il 15 maggio, come il 15 maggio di tutti gli anni, correranno di nuovo i ceri. Dell'andamento della corsa è responsabile un capitano dei ceri coadiuvato da un secondo capitano. E ogni 15 maggio, alle 7 del mattino, nella chiesa di San Francesco della Pace, conosciuta col nome di Chiesa dei Muratori, con ben 2 anni di anticipo rispetto alla corsa che dovranno dirigere, il capitano e il secondo capitano dei ceri vengono eletti per estrazione fra gli iscritti all'albo dell'Università dei Muratori, depositaria della manifestazione. E precisamente solo fra coloro le cui famiglie da 3 generazioni almeno appartengono alla categoria e siano ormai capomastri.
I capitani eletti a loro volta scelgono 3 capodieci, uno per ciascun cero, e 9 sostituti, impegnati a collaborare con loro. Una volta per ogni cero vi erano solo 2 capodieci e 2 capocinque. I capodieci dovevano reclutare i ceraioli e li sceglievano di preferenza fra quanti avessero familiari e parenti disposti ad aiutarli, sicché il prescelto rappresentava la sua famiglia che a sua volta si sentiva da lui rappresentata. Il capodieci deve guidare il proprio cero e in passato a volte anche difenderlo, e ha la responsabilità di organizzare i ceraioli, di preparare i turni, le mute di ricambio lungo l'intero itinerario della corsa. Le mute sono disposte a circa 70 metri di distanza tra loro nei periodi di meno fatica ed anche 40 e 20 metri nei periodi tratti più difficili. Tale percorso è considerato il massimo sforzo che un uomo possa resistere senza pericolo per l'incolumità propria e per la stabilità del cero, tenuto conto del peso delle macchine e della rapidità dell'ascesa. I ceraioli ufficialmente sino al 950, circa una quarantina, sono stati portati a circa 150 dall'Associazione del Maggio Cubino per rendere la corsa più spettacolare, ma in realtà partecipa l'intera gioventù maschile di Gubbio e a volte sono risucchiati nell'entusiasmo generale persino gli ospiti stranieri che offrono anch'essi il sostegno delle loro spalle all'impresa. Vi anticipiamo l'andamento della giornata del 15 maggio prossimo a Gubbio. Al primo mattino di questo 15 maggio, vigilia di Sant'Ubaldo, Gubbio sarà svegliata dai rintocchi del campanone. Alle 5:30 il rullar dei tamburi, percossi dai tamburini, verrà infatti a dar la sveglia sonora ai capitani. Nella chiesetta dei muratori, di proprietà dell'antica corporazione, si celebrerà la messa. Alle 7 ha luogo l'estrazione del primo capitano e del secondo capitano, destinati ad entrare in funzione nella corsa da realizzare 2 anni più tardi. Quindi sempre di primo mattino ha luogo, al canto di soli inni sacri, il trasferimento delle statue dei 3 santi posti su una apposita piccola barella. Questo corteo si limiterà al percorso che va dalla chiesa dei muratori fino al palazzo dei consoli, dove nella sala maggiore verranno depositate le statue. Ceraioli, poi, consumata una prima abbondantissima colazione che deve contribuire a dar loro energie per la lieta giornata, si recheranno alla spicciolata fra i canti che si faranno sempre allegri verso Porta Castello, situata ai piedi del Monte Foce, ovvero Borgo di Santa Lucia, dove la gioventù femminile offrirà loro un mazzolino di violette. Si canta quel mazzolino di fiori, la canzone degli alpini che i soldati di Gubbio appresero durante la prima guerra mondiale al fronte e innestarono saldamente entro la propria tradizione folkloristica. Poi arriveranno il primo capitano a cavallo e il secondo capitano a piedi. I ceraioli si ordineranno ciascuno secondo il proprio cero in 3 colonne, musica in testa, capitano in capocetta, ossia il portatore di accetta dal corto manico, e la lama protetta da un fazzoletto bianco portatore della brocca. E poi la festa, ma non ve la vogliamo anticipare troppo. Vediamo ora queste immagini dove i vecchi ceraioli, come ogni anno, portano giù il loro cero. Tra lo sguardo un po' stupito del turista capitato per caso oggi a Gubbio e che si informa di questa festa, vuole entrare nello spirito, ma non potrà mai riuscire. La festa dei ceri e degli ogubini, di chi l'ha vissuta da bambino, 2 anni a Cavalcione, il giorno della prima domenica di maggio, quando portava anche lui giù i ceri, o meglio era portato. L'ha vissuta lì, in quella piazza, giocando a palla e aspettando anche lui il 15 maggio, ascoltando il suono del campanone. È inconfondibile, strano e mistico. Anche il campanone è presente in tutte le manifestazioni di Gubbio. Dà il via ai ceri, dalla partenza nel pomeriggio per le girate. Fa parte della festa, come i tamburini, la banda, come tutto.
Se manca un elemento non è più la festa. Anticipano sempre la sfilata dei cerraioli, sia in questa prima domenica di maggio, appunto, sia nel giorno dei ceri che nelle altre manifestazioni, i gonfaloni delle città, dei quartieri della città di Gubbio. Quest'anno un motivo di polemica, un nuovo motivo di polemica, perché è sempre polemica la festa dei ceri, polemica buona, polemica, diciamo, istintiva. È la polemica del Sant'Ubaldaro, del San Giorgiaro, del Sant'Antoniaro. È la consueta, tradizionale atmosfera dei ceri. Quest'anno, dicevo, c'è un nuovo motivo. Sant'Ubaldo e San Giorgio, ovvero i suoi cerraioli, i loro cerraioli, hanno deciso di entrare con i bambini per la scalea e per la porta principale del Palazzo dei Consoli, senza fare le consuete birate nella piazza, senza bambini. Vogliono cambiare, vogliono rompere una tradizione secondaria che non ha certo, ha solo origini istintive, e quindi San Giorgio non è d'accordo. E vediamo un po', vedremo, assisteremo a quello che verrà combinato anche quest'oggi nello spirito dei ceri. I tamburini di oggi sono i tamburini di allora, e quelli che prendono oggi il cielo grande hanno preso ieri il cielo piccolo, e quelli che sono a cavalcioni oggi del cielo grande domani porteranno il cielo piccolo, il cielo mezzano, e poi verrà il grande momento anche per loro di entrare prima come bracciere, cioè come aiutante, senza toccare la stanga del cero, e poi vero e proprio ceraiolo, con una sua muta, un suo percorso. Questi che vediamo da immagini di nostro repertorio sono i ceraioli del 64 che portavano i loro piccoli ceri. Un addestramento, una festa, ma è senz'altro un simbolo, una tradizione. E questi che oggi sono a cavalcioni del cielo grande sognano anche loro di fare il primo capitano o capocetta e di fare la loro sfilata con i loro santi, come i grandi, proprio come i ceri grandi. Infatti la miniatura è perfetta, i particolari sono perfetti, i ceri sono identici cambiando le proporzioni. Ecco, questa immagine di ceri piccoli possiamo notare in brevi attimi tutto il susseguirsi della festa, che ha lo stesso ardore, la stessa convinzione, lo stesso entusiasmo, lo stesso spirito e lo stesso campanone che suona anche per i bambini, per i ceri piccoli. Si lancia la brocca e poi via. Le birate vorticose tra la folla, sotto lo sguardo dei orgoglioso del padre, di quello che porta il cielo grande e che vede in suo figlio colui che darà il cambio nelle birate, nella tradizione, nella storia.
Ecco, come vi avevo anticipato, i ceraioli di San Giorgio vogliono continuare la loro breve tradizione di voglia di correre, dello spirito della voglia dei cieli, e vogliono fare lo stesso anche se Sant'Ubaldo e Sant'Antonio vi hanno rinunciato per portare i bambini dentro la scalea, per la scalea dentro la porta del Palazzo dei Consoli. San Giorgio no, non ci rinuncia, e a dispetto degli altri compie le sue birate, delle birate strane con il cielo orizzontale, come è iniziata strana l'atmosfera del maggio codino. Finalmente anche loro decidono di entrare, di depositare i cieli nella grande sala del Palazzo dei Consoli, dove i cieli resteranno una settimana fino al 15 maggio, dove di nuovo torneranno giù per essere montati e per la folle corsa. Ci rivedremo il 15 maggio. E dopo aver visto la prima parte della edizione 1978 della Festa dei Ceri dall'archivio di Michele Patucca, filmato di Teleaia, noi ci spostiamo al 15 maggio di quell'anno, 15 maggio che fu un 15 maggio di sole e nel quale la festa venne guidata da Gustavo Orsini e Luciano Tinti, primo e secondo capitano, e dai capodieci Eridano Stocchi per Sant'Ubaldo, Rolando Rogari per San Giorgio e Luigi Latini per Sant'Antonio. Questo, come ci raccontano anche le cronache del tempo, raccolte dal libro del ciclo delle pubblicazioni curate da Adolfo Barbi, La Festa dei Ceri negli anni 70, ci si ricorda, lo vedremo dalle immagini, che fu una festa stracolma già di pubblico. Negli anni 70 vi fu una sorta di esplosione per quanto riguarda la partecipazione, lo sentiremo anche dal commento del telecronista. E una curiosità: proprio dal libro curato da Adolfo Barbi si intravede in un'istantanea sulla scalea, mentre il primo capitano Gustavo Orsini saluta la folla, proprio un cineoperatore che probabilmente era colui che documentò con una delle telecamere utilizzate quel giorno l'alzata dei ceri per Teleaia. Era il 1978, ancora Telegubbio non esisteva, da un anno era nata Radio Gubbio. Telegubbio inizierà a compiere i suoi primi passi qualche anno dopo, nel 1985, ma intanto andiamo a goderci il 15 maggio 1978. Siamo a Gubbio il 15 maggio. La mattina è iniziata molto presto, alle 5:30 i tamburini sono andati a dar la sveglia al primo capitano. Ed ora tutti i ceraioli con tamburini in testa e la banda stanno facendo il giro della città, la sfilata. Hanno ricevuto il mazzolino di fiori presso la porta di Santa Lucia ed ora si apprestano a salire verso la grande piazza, Piazza della Signoria, e ad entrare nel Palazzo dei Consoli per dar vita a questa storica e annuale manifestazione. Gli Ogubini vogliono fare una precisazione in merito alla loro festa, vogliono dire che non è fatta per i turisti, non l'hanno ricreata dopo la guerra per promuovere un turismo a Gubbio, ma la manifestazione l'hanno portata avanti anche durante la guerra per se stessi, per i loro padri e per la loro stirpe. Tutte queste cerimonie che avranno luogo nella Piazza Grande o Piazza della Signoria vogliono riesumare costumanze tradizionali più antiche, già cadute in disuso insieme alle magistrature stesse la cui esistenza permetteva.
l'investitura del capitano e il corteo storico. La risumazione è assai scenografica, ma è un po' arbitraria, che però per l'aspetto medievale della città, tuttavia, ancora si sorregge. In questo momento stanno entrando i tamburini, i soliti tamburi che precedono tutte le manifestazioni di circo. Ed ecco il primo capitano a cavallo, seguito dal trombettiere. I ceraioli di Sant'Ubaldo preceduti dalla loro banda. Primo fra tutti è il capo 10, cioè colui che stanno alzerà il cero di Sant'Ubaldo. E alzare il cero è per gli ugubini una delle massime mete da raggiungere nella loro gioventù. Sempre le solite e si imparano alla prima sfilata di ogni ceraiolo e si tramandano per tutti i ceraioli futuri. Seguiti dai ceraioli di San Giorgio vengono poi ancora i ceraioli di Sant'Antonio. L'ingresso nella piazza quest'anno è particolarmente difficile anche perché la folla immensa e come vedete il corteo dei ceraioli deve fare un tortuoso percorso prima di raggiungere la parte inferiore del Palazzo dei Consoli. Ecco, vedete questo lungo serpente che procede tra le ali della folla, andrà nella parte inferiore del Palazzo dei Consoli per poi risalire nella Sala Grande e scendere la scalea portando prima le barelle, poi i ceri, poi i santi e poi le brocche, come adesso assisteremo a questa manifestazione. C'è qualche incosciente che si piazza addirittura sul murelletto della Piazza Grande, che è alto circa 45 metri, quindi vera e propria incoscienza. È sempre pronto a dare il via tradizionalmente all'alzata dei ceri e i campanari sono già pronti a dare con braccia e gambe la spinta alla grossa campana. Stanno uscendo le chiarine che annunciano l'uscita del gonfaloniere di giustizia che affiderà al primo capitano dei ceri le chiavi della città. Una volta era il gonfaloniere di giustizia che l'affidava al conestabile le chiavi della basilica di Sant'Ubaldo della città e affidava con esse il compito di tutelare l'ordine e amministrare la giustizia nei giorni della festa e della fiera di Sant'Ubaldo. Ora il conestabile è sostituito dal primo capitano dei ceri. Ma una volta la festa dei ceri, almeno a memoria dei contemporanei, era abbastanza cruenta nella parte della vigilia, cioè si diceva tra gli ugubini che portavano dei rancori tra varie famiglie, ci rivedremo la vigilia dei ceri. Questo significava che la vigilia dei ceri si sfogavano degli antichi odi, degli antichi rancori veramente nel sangue. Ora è tutto meno cruento, ma sempre spettacolare e folcloristico. Questi sono gli sbandieratori della città di Gubbio che rendono omaggio appunto al conestabile, al gonfaloniere di giustizia, che appunto conferirà le chiavi della città
al primo capitano dei Cigni. Vediamo anche il sindaco di Gubbio che dà in questo momento la mano al confaloniere di giustizia ed arriverà preceduto dalla processione, dalle proprie chiarine, anche il vescovo. Quindi l'unione dei tre poteri, lo storico, il politico e il religioso, verrà consumata nella simbolica cerimonia della consegna delle chiavi della città al primo capitano. Il primo capitano dalla destra della facciata del Palazzo dei Consoli, dal lato in cui stiamo noi guardando, dovrebbe arrivare al momento in cui tutti i tre poteri, storico, politico e religioso, saranno pronti per la consegna delle chiavi della città. Chiavi della città che ora il vescovo benedirà. Ecco il primo capitano, seguito dal trombettiere e dal secondo capitano a piedi. Che lo sta applaudendo. Ed ora ecco i momenti più emozionanti che ogni anno agli stessi incalliti ceraioli, che ormai hanno già visto per svariati lustri la festa dei ceri, fa sempre tremare e ricordare suscita sempre nuove emozioni. È che il primo capitano dà il via alla festa dei ceri, alla festa che le altre manifestazioni hanno già preceduto come prologo, ma che aprirà la sua vera storia nella giornata in questo momento. Ed ecco i ceraioli di Sant'Ubaldo che scendono la scalea e vanno ad occupare il posto dal quale il cero verrà alzato. Ecco, questa è la barella, vale a dire l'attrezzo che riesce a sostenere il cero perpendicolare e a permettere alle robuste spalle dei ceraioli di poterlo sostenere durante la corsa. Abbiamo visto la barella di Sant'Ubaldo, questa è la barella di San Giorgio. Quindi, precedute sempre dallo squillo del solerte trombettiere, anche la barella di Sant'Antonio. Ecco, i ceri si leveranno da quella parte della piazza che abbiamo ora inquadrato e prenderanno il via tra la folla, dando luogo alle birate della mattina. Ecco, come vedete già i capi 10 stanno salendo sopra le barelle dalle quali butteranno la blocca e daranno il via al cero. Ma eccolo il cero di Sant'Ubaldo, il patrono della città, sta scendendo tra ovazioni di folla. Sostenuto dalla massa gialla dei propri ceraioli. Mentre anche il campanone si associa al clamore festante del popolo di Gubbio e fa così da accompagnamento a questa cerimonia, a questa festa, come vogliamo chiamarla. In questo momento viene incaviato il cero, cioè
viene immesso nella barella e nel foro della propria base viene inserita una caviglia di ferro che vedete proprio in questo momento nei particolari, viene battuta con la scure sulla quale poi sarà versata l'acqua delle brocche. Ecco, scende ora il cero di San Giorgio. Di Sant'Ubaldo è già quasi pronto e segue dall'alto l'opera dei ceraioli per questo approntamento del cero per la corsa, mentre dovrà scendere, ed eccolo infatti che sta scendendo, il cero di Sant'Antonio. Chi non ha mai visto la festa dei ceri forse potrà dubitare realmente sulla mentalità del popolo di Gubbio, e infatti ci chiamano matti, ma senz'altro posso assicurare che tutto questo è normale. E lo scaricarsi di 360 giorni di silenzio, di attesa, e si vive per la festa, c'è gente che io conosco che vive per la festa dei ceri. Ecco i santi, le statue lignee che verranno montate sulla cima di ciascun cero. Ecco Sant'Ubaldo, una perfetta riproduzione delle statue, delle pitture che si trovano all'epoca, seguito da San Giorgio e da Sant'Antonio. Ecco, e ora il cero è pronto nella sua normale dimensione della corsa, e si aspettano soltanto le brocche che serviranno ad inumidire la parte dove è stato incavigliato il cero, e poi faranno parte anche loro dello spettacolo, della tradizione, perché verranno lanciate tra la folla, e raccogliere un pezzatino di questa brocca per un agubino significa avere fortuna. La brocca si deve assolutamente rompere in terra, altrimenti il cero durante la corsa, secondo la tradizione, potrà avere qualche sbandamento, non essere cioè fortunato. Ecco, il capodieci versa l'acqua della brocca nel punto dove è stata messa la caviglia di ferro, e che servirà a irrigidire e a permettere una migliore tenuta del cero durante la corsa. Ed ecco il momento cruciale, il momento conclusivo dello spettacolo della mattina, e cioè l'alzata. Vediamolo insieme. Purtroppo la folla quest'anno non permetterà certo una rapida virata intorno al punto centrale, all'epicentro della piazza, perché troppa è appunto la folla che sta assiepando Piazza Grande in questo momento. Speriamo che non succedano inconvenienti, in quanto se succedono è proprio per la grande folla. Ed ecco, in questo momento vengono lanciate le brocche, ed ecco il momento culminante, l'alzata del cielo. Vediamo infatti la folla sta ostacolando e addirittura rovinando, credo, il momento più bello della festa, perché indisciplinatamente e sconsideratamente sta ostacolando le girate dei ceri, che adesso Sant'Ubaldo inizierà la via 20 settembre, seguito da San Giorgio, mentre Sant'Antonio procederà a fare ancora un altro giro, come la tradizione della piazza. Mentre vediamo che appunto quella folla indisciplinata e scorretta, che purtroppo
fa parte dei comprensori vicini che ogni anno credono nella festa dei ceri come nella patria del Bengodi, dal momento che nelle taverne viene distribuito vino e pagnottine gratuitamente. E ora cerca di raccogliere i pezzi della brocca per la fortuna di questo giorno. Dopo la folle corsa, i ceri vengono portati in via Savelli della Porta, dove vengono lasciati alla mostra, vale a dire vengono lasciati da circa le 13.30 del giorno dei ceri fino alle 17.30 quest'anno, che non si riprenderà la corsa per la città e l'alzata verso la Basilica. I ceri vengono proprio portati alla mostra e sono sorretti dai cippi riproducenti le antiche confederazioni artigiane che erano una volta padrone dei ceri. I liceraioli durante questo lasso di tempo mangiano di magro, perché è vigilia di Sant'Ubaldo, per noi è vigilia, e passeggiano con la banda per le magnifiche vie della città intonando i canti propri di questa giornata. Ed ora siamo quasi al momento più importante, il corso, la lunga corsa per questa discesa che verrà effettuata nel pomeriggio e poi proseguirà per gli altri quartieri della città, ma il corso, la calata dei Neri, che è una calata di cui ora vedremo la fine, l'inizio del corso, e il lungo corso sono il pezzo più importante, anche perché dicono malignamente che in questo punto vengono effettuate le fotografie, pertanto tutti vogliono prendere il cero nel corso, c'è un po' anche una punta di questa vanità. Ora sentiamo l'inno a Sant'Ubaldo e vediamo il vescovo che sta portando insieme con il clero una reliquia e la statua lignea di Sant'Ubaldo, che andrà a benedire, come in effetti è riprodotta così nel legno, i ceri prima della corsa del pomeriggio. Questa statua dovrà percorrere inversamente parte del percorso che invece i ceri faranno in discesa. E ora vediamo i ceraioli che sono già pronti, innervositi, si calcolano le posizioni, si stabiliscono i posti, sono già tutti frementi e pronti. Vediamo il trombettiere già a dare questo momento, sta già portandoci al punto cruciale. Questa curva è sormontata dalla statua di Sant'Ubaldo, dalla statua in pietra, ed ecco che Sant'Ubaldo ha già affrontato la curva, seguito a breve distanza dagli altri due ceri, da San Giorgio e da Sant'Antonio, mentre notiamo, come ho fatto notare già questa mattina, che la folla sta ostacolando gravemente con meno riuscita dello spettacolo, della festa, la corsa dei ceri. Purtroppo da qualche anno, da circa 6 o 7 anni, si verifica questa invasione il giorno dei ceri e purtroppo i risultati sono questi. Ora noterete che i ceri durante la folle corsa avranno degli sbandamenti laterali e sono dati appunto dal momento che abbiamo visto poc'anzi del cambio della muta, vale a dire la muta anche qua in discesa riesce a percorrere 40-50 metri, poi viene cambiata da un'altra muta, si dà il cambio, e nei pezzi più difficili in salita il cambio avviene anche 20-25 metri e nel buchetto anche in tempi percorsi inferiori. E
Ecco, i ceri ora hanno percorso la discesa del corso e si apprestano, in questo momento Sant'Ubaldo ha già girato, seguito da San Giorgio e poi da Sant'Antonio, la discesa dei Ferranti, così chiamata, dove si fermeranno per permettere ai ceraioli di scorrere lungo il percorso e di posizionarsi negli altri punti della città. Ecco, i ceri poi ripartiranno, come ho detto prima, dalla fine della calata dei Ferranti, passeranno di fronte alla Basilica di San Francesco, che vediamo ora inquadrata dall'alto, lungo i giardini, e entreranno nel vecchio quartiere di San Martino per poi ritornare a Piazza Grande, a Piazza della Signoria, dove dopo il cenno del sindaco della città prenderanno a fare, ecco questa è Piazza della Signoria, prenderanno a fare le tre girate e a ritornare nuovamente alla Basilica sul Monte di Sant'Ubaldo, ovvero sia Montengino geograficamente, ma per tutti, per tutti gli ugubini, Monte di Sant'Ubaldo. Ed ecco che i ceri stanno già transitando, dall'alto sembra molto lentamente, ma a una velocità, diciamo, insopportabile per chi non abbia la frenesia del cero, lungo la Piazza San Francesco e la Piazza del Mercato, Piazza 40 Martiri. Ora noi andremo ad attenderli in cima alla Basilica di Sant'Ubaldo, dove si concluderà questa festa. Sant'Ubaldo, il corpo di Sant'Ubaldo che da circa sette secoli, da più di sette secoli, riposa nella sua basilica, nella basilica a lui intitolata. È una giornata di maggio abbastanza tranquilla, la pioggia per tradizione si è fatta sentire solo verso le 14 per una decina di minuti, ma attualmente il tempo sembra propizio ad una degna conclusione di questa festa dei ceri. Abbiamo visto il primo capitano, poi il trombettiere, ed ora arriveranno i ceri alla conclusione della loro sfrenata corsa lungo un percorso di 3,5 km, tutti in salita con pendenza superiore o pari al 10-12%, che essi percorrono questi 3,5 km in circa 9 minuti, dai 9 ai 12 minuti, a seconda appunto delle condizioni e delle annate, diciamo. Quest'anno verrà stabilito il tempo tramite un razzo che parte al momento dell'ascesa alla Basilica ed un razzo che verrà sparato qui accanto a me da il maresciallo dei Carabinieri, che segnerà il momento in cui Sant'Ubaldo toccherà il primo gradino della Basilica di Sant'Ubaldo. Ecco, infatti è già pronta la pistola che sparerà questo razzo, e la tradizione vuole che Sant'Ubaldo debba entrare nella basilica e riuscire a chiudere la porta per non far entrare gli altri due ceri e senz'altro San Giorgio, che è l'immediato inseguitore. Molto spesso gente dice: chi vince? Non è una gara in cui è ammissibile il sorpasso, ma è ammissibile, diciamo, la concorrenza a livello di stanza e in queste tradizioni. Ora, quest'anno Sant'Ubaldo non è riuscito completamente a chiudere la porta a San Giorgio. Qui vediamo che San Giorgio nella parte interna è coricato, vediamo spuntare la statuina, mentre i santubaldari stanno respingendo i ceraioli di San Giorgio, perché, come vuole la tradizione, dicono anche che porti sfortuna alla città se Sant'Ubaldo non riesce a chiudere la porta agli altri ceraioli e a compiere altre girate nell'interno del chiostro della Basilica di Sant'Ubaldo. Queste sono immagini che molto spesso non ricorrono nelle cronache dei ceri, anche perché molto spesso gli operatori e coloro che si sono cimentati in una descrizione della
corsa della città dei matti, non pensano che la conclusione della manifestazione possa avere gli stessi entusiasmi e la stessa lo stesso folklore, lo stesso spettacolo dell'inizio, quello che abbiamo visto all'inizio della nostra trasmissione. Ora ecco che Sant'Ubaldo compie una girata simbolica dove qui il momento religioso si è fatto più pressante, l'Eugubino a conclusione della stanchezza della giornata, con la sua stanchezza sente di più la vicinanza del patrono, del simbolo religioso e di quello che ha sempre avuto fin da bambino come rispetto e riverenza, e la fiaccolata che riporta giù i santi dal monte conclude la storica giornata della Corsa dei Ceri. Un altro anno, ancora il 15 maggio. E dopo aver apprezzato le immagini di questa Festa dei Ceri 1978 dall'archivio di Michele Patucca, realizzata da Teleaia, siamo in conclusione e come di consueto peschiamo dalla rete la nostra pillola finale. Prima però vorremmo leggervi una nota che ci è stata girata dal presidente della famiglia dei Sant'Ubaldari, Ubaldo Minelli, firmata dal cardinale Ennio Antonelli, fu vescovo di Gubbio dal 1982 all'89, che ha voluto dedicare alcune parole proprio alla comunità eugubina in quest'anno così particolare, lui che ha vissuto tante edizioni della Festa dei Ceri. Cari eugubini, scrive Antonelli, intuisco il vostro rammarico e dispiacere per la Corsa dei Ceri che quest'anno viene a mancare per motivi di forza maggiore, però rimangono saldi il vostro senso comunitario, l'affetto alla città di Gubbio e la devozione a Sant'Ubaldo. Anche l'osservanza scrupolosa del distanziamento sociale per evitare il contagio del virus è un modo di vivere la solidarietà. Questa mattina ho celebrato la messa per la città e la diocesi di Gubbio, scrive il cardinale. Vi auguro ogni bene dal Signore per intercessione del Santo Patrono, il Vescovo Ubaldo. Firmato cardinale Ennio Antonelli, che fu insignito qualche anno fa del premio proprio riservato ai personaggi che hanno dato lustro alla città da parte della famiglia dei Sant'Ubaldari, a cui si riferivano anche le immagini. Ebbene, vogliamo chiudere questa nostra seconda puntata dell'attesa pescando dal web in realtà quello che è uno strumento di solidarietà messo in campo dalle famiglie Ceraiole, dall'Università dei Muratori Scalpellini Arti Congeneri, dall'Associazione Maggio Eugubino. Si chiama La Spallata della Solidarietà, una raccolta attraverso la piattaforma GoFundMe che, pensate, dopo meno di un mese ha raggiunto i 19.000 euro. L'obiettivo era i 20.000 euro. Saranno diversi i destinatari di questa beneficenza, che vanno dalla Casa di Riposo Mosca alle associazioni AELC, Gubbio Soccorso, alla Spiritollus e probabilmente anche altri beneficiari che saranno decisi e definiti nei prossimi giorni. Noi continueremo a seguire questa felice spallata, quest'anno l'unica che si potrà dare, ma forse certamente carica di significato. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, un'altra puntata dell'attesa, quella che precede proprio l'arrivo del mese di maggio, ancora con tante voci, tanti protagonisti, l'attualità, ma anche tanto archivio e tanti ricordi in questo 2020 particolare per la Festa dei Ceri. Vi ricordo le repliche di questo appuntamento a partire dal giovedì alle 13.45 in serata sul canale 111 alle 21, per poi passare al fine settimana alle 14 della domenica sul canale 11 e non stop sempre la domenica sul canale 111. Buona serata.